Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Seguo 5 se non sapete in quale ragazzi siamo. In questo nuovissimo video, ragazzi, dove parliamo dei recuperi della 25esima giornata di Serie A. Finalmente, ragazzi, dopo 3 mesi torna la Serie A, ragazzi, sul canale. Dopo che è ripartita la Premier League, torna anche la Serie A, ma dopo anche che è partita anche la Premier League. Torno finalmente alla Serie A con i recuperi di giornata. Oggi questo video lo vedete oggi. Ritornerà anche la Serie A quello ufficialmente. Iniziamo a parlare della prima partita di Torino-Parma, in cui è finita 1-1 con la parità delle due squadre. Va a segnare il gol dell'1-0, Nkunku che ha capito il gol dell'1-0. E poi ragazzi, poi finisce la parità. Kučka che salva il Parma, ragazzi. L'ultima volta eravamo rimasti che il Torino era in crisi, perdeva ogni partita, non ce la faceva più recuperare, ma alla fine durante questo periodo i giocatori tanti quanti si sono molto si sono allenati, da cui il Torino vuole salvarsi per la prossima giornata di Serie A. Abbiamo visto vari cambiamenti successo a Torino, hanno esonerato i loro presidenti, hanno esonerato uno dei hanno preso Gagnati, ex presidente della Spal, che è mandato al Torino. E poi ragazzi, che partita del Torino, ma il Torino deve continuare a vincere. Poi ragazzi, si è mangiato il rigore di Belotti, che è stato ipnotizzato da Sepe, poteva garantire la vittoria al Torino dopo tantissimo tempo, ma alla fine non c'è riuscito il Gallo per portare il rigore. Quindi ragazzi, entrambi fanno 1 punto, ma il Torino rimane 15esimo e il Parma 1 punto, che non serve molto. E ora vediamo qua cosa ha il Torino, vediamo cosa succederà col Torino nella prossima partita. Adesso passiamo subito alla partita di adesso passiamo subito alla partita di adesso tocca Atalanta Sassuolo, in cui è finita 4-1 con vittoria dell'Atalanta. Va a segnare il gol 1-0 Tizio Mistica, ha concesso il gol 1-0, va a segnare il gol 2-0 Zapata, poi va a segnare il doppietto di Zapata, il quarto ha il gol del Sassuolo da Burabia. Del 4-1 che ha cominciato lo svantaggio, poi rabbia quella che ha salvato gol. Atalanta non si ferma, non si ferma, dopo la quarantena riesce ancora a fare tantissimi gol, questo record di gol. La squadra di Gasperini non si è trovata impreparata. Questa partita è dedicata a tutte le persone che sono morte di Covid a Bergamo. Ma Atalanta non si ferma, si porta 3 punti importanti. Sassuolo niente perde, ma alcune squadre si devono abituare ancora al campo. Ma Atalanta ha fatto dei numeri incredibili, anche se non gioca da parecchio tempo. Grande idea, si è allenata con grande stile. E vediamo cosa farà nella prossima partita. 3 punti importanti che metterà di quarto posto. Adesso sono ancora fermo, dove non sono ancora fermo. E adesso ragazzi, passiamo subito alla partita di Inter-Sampdoria, in cui è finita col 2-1 con la vittoria dell'Inter. Segna il gol 2-0 Romelu Lukaku, poi il 2-0 Lautaro Martinez, e l'organizzato vantaggio si pensa al buon 2-2-3. Ragazzi, Lukaku torna anche a segnare insieme a Lautaro, dopo un periodo difficile, che è stato eliminato in semifinale dal Napoli. L'Inter torna a vincere e porta 3 punti, che si farà pari punti con la Lazio. Adesso non si trova a pari punti con la Lazio, ma mancano altri 3 punti per agganciare la Lazio. Ma vedremo la Lazio cosa farà nella partita della 27esima giornata. E naturalmente vedremo le belle, ragazzi. L'Inter di Conte torna finalmente a vincere dopo la sconfitta in semifinale con Napoli, come ho detto prima. L'Inter vuole aggiudicarsi, vuole provare per la corsa scudetto con la Lazio e la Juventus, ma vedremo ragazzi cosa succede. E adesso ragazzi, siamo a Verona-Cagliari, in cui finisce 2-1 con la vittoria del Verona. Segna il gol 2-0 Samu di Carmine, poi segna di nuovo di Carmine, e segna il 2-1 ad Enzano a svantaggio Giovanni Simeone. Ragazzi, uomini di Zenga, ragazzi, non riescono a
a trovare una vittoria, ragazzi, ma però negli ultimi 4-3 punti si guarda a un pari punti con il Napoli. Infatti la prossima sfida col Verona sarà contro il Napoli. Se in caso il Verona dovesse vincere sarebbe potrebbe raggiungere il Napoli, ma dato che il Napoli ha vinto la Coppa Italia, poi si aggiudica la zona Europa League, perché vince la Coppa Italia in finale con la Juventus. Ma il Verona ci vuole provare, vuole il sogno Europa League, vuole provarci e non si arrenderà, ragazzi. Il Verona vuole giudicarsi l'Europa League, lui c'è il giusto allenatore per portare il Verona a livelli altissimi, ma vediamo un po' cosa succederà, ragazzi. Ma il Napoli non lascerà passare facilmente il Verona in Europa League e spero che non riesca a vincere anche il campionato come in Coppa Italia. Quindi ragazzi, io finisco qui, quindi ragazzi, è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con il recap della 27ª giornata di Serie A, quindi ragazzi, è tutto, grazie al suo video, è tutto, ciao!